Dottore, è stata una stagione intensa, anche con qualche problema fisico di troppo, importante il lavoro dello staff dal quale si riparterà in vista della prossima stagione. Certamente, quest'anno è stato un anno molto intenso dal punto di vista organizzativo per quanto riguarda l'attività sanitaria della PB 63. Sono aumentate le atlete di un certo livello, con richieste funzionali molto elevate come le americane, con problemi anche di linguaggio che poi fortunatamente sono state risolte anche grazie al fatto che molte delle ragazze masticano benissimo l'inglese, mi hanno aiutato molto, ma soprattutto perché già da 4 anni a questa parte abbiamo uno staff sanitario molto elevato come prestazione e come qualità. Abbiamo 2 terapiste a tempo pieno, Anna Della Bella, che ci aiuta molto anche perché lei si appoggia al centro Salus di Carmando, che con tutte le sue attrezzature ci ha aiutato molto, e poi soprattutto anche Antonio Fasano, che è sempre presente sia per la maschile che per la femminile, in modo tale da avere sempre un terapista qui anche sia agli allenamenti che alle partite, che permetteva di fare immediatamente una diagnosi e iniziare un trattamento. Ma quello che ci ha aiutato molto è stato aver creato un gruppo di colleghi che mi hanno coadiuvato e che hanno permesso di trattare numerose patologie. Non posso non menzionare il dottore Oreste Bacco, ottimo e bravissimo ecografista, che ci ha permesso di risolvere molte problematiche muscolari, che sono tra le patologie che più frequentemente le nostre ragazze e anche i nostri ragazzi hanno avuto. Il dottor Colacino Gianfranco, un anestesista che grazie alla sua abilità con l'ozonoterapia ha permesso a 2 giocatrici nazionali come Valentina Buonasio o Francesca Russo di recuperare da enne di scali importanti che negli anni passati, nonostante militassero in altre squadre, non hanno risolto. E poi, soprattutto dovendo curare le ragazze, abbiamo aggiunto nel nostro staff sanitario anche un ginecologo, il dottore De Maseris, che oltre ad essere un ginecologo è anche un endocrinologo, quindi ha permesso anche di aiutare queste ragazze a superare delle problematiche non solo ginecologiche ma anche endocrinologiche. E poi non posso non menzionare i dottori Petrone e che lavorando al check-up cioè di Salerno ci ha permesso di fare delle risonanze in tempi quasi reali. Pertanto la nostra attività è stata subito nel fare una diagnosi, ottenere il trattamento e fare la terapia, grazie all'aiuto di questi colleghi e dei terapisti sempre presenti qui nella palestra. Ecco, da qui si ripartirà per il futuro, perché di fatto le problematiche non mancano mai, come quest'anno tanti problemi alle caviglie. Certamente è stato l'infortunio che più ci ha falcidiato sia a livello maschile che a livello femminile. Si sa che nella pallacanestro rappresenta il 15-20% dei traumi durante le azioni sia di gioco che durante gli allenamenti. E la cosa che ci ha aiutato molto, avendo il terapista subito, di affrontare immediatamente la terapia, ma anche poi il fatto di aver avuto la lungimiranza del presidente Rossini, che ci ha acquistato già delle attrezzature che sono presenti in palestra. Io credo che a questi livelli siamo una delle poche società ad avere una tecarterapia presente qui, oppure un apparecchio che permette di fare multiterapie come laser e ultrasoni che abbiamo qui all'interno della medicheria. Quindi questa volontà del presidente Rossini, coadiuvata dalle mie idee, ci permette di migliorarci sempre più. L'anno prossimo ho nella mia idea e spero di trovare dei colleghi che lavorano con noi, come un nutrizionista e anche uno psicologo, perché soprattutto le ragazze molto giovani hanno bisogno di essere aiutate nel loro percorso, ragazze che lasciano casa per venire qui a giocare a battivare, e sono tante le ragazze che vogliono venire a giocare qui a battivare. Una società che fa la 1, che ha fatto 3 finali nazionali a livello giovanile, ormai attira anche i migliori prospetti italiani. Quindi ampliare il settore sanitario, ampliare le attrezzature all'interno della palestra ci permetterà ancora di far recuperare meglio i ragazzi. Ricordo che un'estorsione di secondo grado ci vuole dai 30 ai 40 giorni, noi in media in 20 giorni abbiamo rimesso gli atleti in campo senza recidive. Questo è un merito che va soprattutto ai miei terapisti che collaborano.